I continui blackout a Catania e la conseguente mancanza d'acqua. Stamattina vertice in prefettura con il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha detto: passata l'emergenza dovremo tutti rendere conto ognuno delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi. Fabio Butera. L'Enel ha dato la sua versione, l'eccessivo calore ha determinato una incapacità di resistenza dei cavi sottoterra. 2 giorni saranno ancora difficili, oggi e domani. Domani pomeriggio il nostro servizio meteo della Protezione Civile prevede un leggero miglioramento. Un vertice straordinario in prefettura per affrontare l'emergenza fornitura d'acqua potabile a Catania, conseguenza dei problemi nella rete elettrica, incapace di alimentare le pompe che distribuiscono l'acqua sul territorio. Il ministro Nello Musumeci ha incontrato il sindaco di Catania Trantino e i vertici della Protezione Civile. Ieri, Sidra, la società di distribuzione dell'acqua, aveva annunciato l'interruzione della fornitura in gran parte della città e dei comuni dell'Interland. 500 operai, come è mai accaduto, stanno lavorando per il ripristino della rete. Per riattivare i pozzi e assicurare la fornitura d'acqua sono in arrivo da tutta Italia power station e gruppi elettrogeni. Dopo la crisi bisogna affrontare le cause. Ognuno renda conto delle proprie condotte e omissioni, ha detto anche il titolare del Dicastero. E nell'immediato futuro investimenti di 400 milioni, annuncia Musumeci, per migliorare la rete elettrica nella provincia di Catania. Per la prefetta Librizzi la priorità è l'assistenza a ospedali e persone fragili. L'aspetto più importante che abbiamo evidenziato oggi con l'ASP è quello di fornire assistenza a quelle persone che sono in una situazione di disabilità o anche di malattia tale che richiede l'impossibilità di trasferirsi.